Questa battaglia al Covid-19 esige un ulteriore doloroso sacrificio che non riguarda il corpo, ma l'anima. Il non poter partecipare alle celebrazioni della Settimana Santa getta nello sconforto molti fedeli ed è fortissimo il rimpianto di non assistere, per esempio oggi, alla processione del Cristo morto a Teramo, un evento ripetuto da secoli. La Curia Teramana però ha attivato i suoi canali social e web per rendere accessibili messe, rosari e momenti di preghiera. Il vescovo di Teramo, Lorenzo Leuzzi, con serenità invita tutti a vivere una Pasqua nuova e a riscoprire il valore più grande, che è la carità. Una Pasqua decisamente in solitudine, molto triste per i fedeli. Però la Curia di Teramo si è organizzata per essere presente nella casa di tutti i teramani. Sì, io sono molto contento di ciò che l'Ufficio per le comunicazioni sociali ha realizzato e devo dire che sono certo che da questa esperienza vissuta in questa novità, possiamo dire, comunicativa, io sono certo che sarà una grande esperienza per dare una maggiore testimonianza, un maggiore impegno di missionarietà. Mi sono permesso di ricordare e di proporre a tutti i fedeli della nostra diocesi di vivere questa Settimana Santa come se fosse la prima volta, perché il grande pericolo, l'ho ripetuto anche ieri sera durante la messa in Segna Domini, è che anche i bellissimi riti pasquali della Settimana Santa possono restare privi di quella valenza personale e comunitaria che oggi diventa invece sempre più decisiva, soprattutto in riferimento all'esperienza della pandemia, ma non solo. C'è una richiesta da parte dell'umanità di comprendere, di capire qual è il vero significato della risurrezione di Cristo, dunque della Pasqua. Eccellenza, qual è il messaggio pasquale definitivo che vuole mandare ai suoi fedeli, a tutta la diocesi? Ecco, il messaggio che ho preparato per tutta la diocesi è molto semplice ma anche molto impegnativo. Il risorto ci invita ad allargare gli orizzonti della carità. È un messaggio, ripeto, semplice ma molto impegnativo, perché noi dobbiamo superare l'idea che la presenza del risorto e dunque della Chiesa si riduca soltanto all'obbedienza a un semplice comandamento etico, che certamente è importante, ma la presenza del risorto nella storia invita e sollecita i cristiani, tutti i battezzati che nella veglia pasquale rinnoveranno le promesse battesimali, a prendere consapevolezza che sono chiamati ad animare tutta la società con quello spirito caritativo che permetta loro di offrire indicazioni, soluzioni, prospettive per poter costruire una società migliore. Grazie dalla redazione di TV6, un grande augurio e una buona Pasqua. Grazie Eccellenza.